Le notizie del TG Ora, la frequentazione con l'ex fidanzata di un pregiudicato attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e il movente di un assurdo pestaggio premeditato nei confronti di un 17enne a Napoli. La violenza inaudita usata da un gruppo composto da 5 giovani, tutti di età compresa tra i 16 e i 23 anni, dettata tra l'altro da futili motivi, è la triste verità che hanno accertato gli agenti della sezione volanti di Napoli questa notte a seguito delle gravi ferite riportate dal 17enne. È stato grazie proprio alla professionalità e all'esperienza degli agenti che si è riuscita ad abbattere quel muro di omertà e reticenza che inizialmente era stato eretto dai familiari ed amici della vittima e che hanno poi portato quindi all'arresto dell'intero branco. Un quarantenne di Qualiano in provincia di Napoli è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni personali. I carabinieri sono intervenuti nella sua abitazione grazie a una telefonata giunta al 112. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, stava minacciando con un coltello la moglie e la figlia poco più che 20enne. Ha procurato loro lesioni giudicate dai medici guaribili in 5 giorni. I maltrattamenti continuavano da diversi anni. Finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno sequestrato 19.000 articoli pericolosi per la salute. Si tratta di prodotti denominati simili alimenti, ovvero brioche, panini, pasticcini, merce non alimentare che ha forma, colore, odore, aspetto, imballaggio ed etichettatura tale da apparire come un vero e proprio alimento, così da determinare pericolo per il consumatore. Questi prodotti vengono normalmente utilizzati per allestire vetrine di negozi, negozi alimentari, pasticcerie. Il titolare dell'attività per la vendita dei prodotti, un cinese, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Fermati, costretti a svuotare le tasche e a consegnare oggetti personali, denaro e persino cinture e sigarette, alla fine derubati per decine di tifosi napoletani, una trasferta di incendio doloso, anche se il sospetto che lo sia è molto forte. Le fiamme hanno distrutto l'esercizio commerciale. Amici del momento dei nostri abitudini per la giornata di lunedì 5 novembre 2018, tacchiamo e basta.